Ehi, hey, ma quella è Gianna. Preparati, stavolta non mi sfuggi. Che cosa stai facendo di bello? Scusami, non volevo. Davvero? Quindi stai ristrutturando il negozio? Proprio così. Purtroppo ieri c'è stato un incidente. Accidenti, che dolore! Che è successo? Ti sei fatta male? Una delle mensole è crollata all'improvviso ed è caduto tutto quanto. Il nostro negozio sta cadendo a pezzi, lo vedi anche tu, Gian? Oh. Mamma, non ti devi preoccupare. Metterò da parte la mia paghetta e lo sistemerò. Ma che dici? Stai scherzando, vero? Purtroppo per ristrutturarlo non basta qualche paghetta. Temo proprio che sia il caso di chiudere bottega. È una spesa che noi non ci possiamo permettere. Io ero convinto che avrei potuto farcela da solo in qualche modo, però non sta andando come immaginavo. Ho paura che dovrò gettare la spugna. Potremmo chiedere aiuto a Doraemon, che ne pensi? Doraemon, sei qui? Ciao, Nobita, bentornato! Che cosa stai combinando? Accipicchia, che buon profumino! Mi sto facendo cuocere una bistecca dal mio robot tuttofare! Che cosa hai detto, robot tuttofare? Proprio così! Se gli metti in bocca una carta dei mestieri, il robot sarà in grado di fare tutto ciò che quel mestiere richiede! In questo momento hai in bocca una carta raffigurante un cuoco! Volete assaggiare? Lo stesso vale per le altre carte, ad esempio il giardiniere o il carpentiere. Come? Anche il carpentiere? E sarebbe in grado di fare ristrutturazioni? Beh, penso proprio di sì. Perché non lo mettiamo alla prova? Vi presento il robot tuttofare Tazzan! Sono in grado di sbrigare qualsiasi lavoro di carpenteria! Ah, questa è bella! Volete farmi credere che quell'ometto sia in grado di occuparsi di ristrutturazioni? Come osi dubitare delle mie capacità? Ti mostrerò di che pasta sono fatto ristrutturando completamente questa casa! E mi raccomando, tieni gli occhi aperti! Così non ti perderai nulla! Va bene, ho capito! Adesso calmati però! Pronti a vedermi all'opera? Io bello, se non prestate attenzione saranno guai! Caspita, è velocissimo! Sega, sega, sega! Martello, martello, martello! Chiodo, 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 chiodo! Incredibile! È una torre futuristica! Un edificio di ben 30 piani! Lavori in corso! Il 30° piano è la stanza di Nobita! Wow! La vista da quassù è strepitosa! Oh? Ehi, Tazzan, ascolta, dov'è finito il mio armadio? Ho pensato anche a quello! Gli ho dato quell'aspetto metallico che piace tanto a noi robot! Ma non è il massimo della comodità! La mamma! Questa non ci voleva, adesso mi beccherà una sgridata! Scusami, Tazzan, potresti far tornare la casa come era prima? Nessun problema! Ora sì che posso stare tranquillo! Hai ancora qualche dubbio sulle capacità di Tazzan? No, nessuno! Complimenti, sei stato promosso a pieni voti! Perciò puoi cominciare a ristrutturare il mio negozio! Neanche per sogno! Scusa, perché no? Ti sembra questo il modo di chiedere favori al prossimo? Credimi, non ristrutturerò mai il tuo negozio! Doraemon, fa qualcosa per convincerlo! Sarà molto difficile, i robot tuttofare sono testardi! Tazzan, perdonami! Sei inginocchiato! Ti chiedo scusa, sono stato molto sgarbato nei tuoi confronti. Però voglio ristrutturare il nostro negozio a tutti i costi. Voglio farlo per la mia mamma. Ti supplico, Tazzan, aiutami, per favore. Su, coraggio, alzati. Vuol dire che accetti di ristrutturarlo? Sì, certamente. Conta pure su di me. Ma prima tu dovrai accettare le mie condizioni. Devo farti da apprendista? Esatto! Devi diventare il mio apprendista e imparare il mio mestiere! Dare il meglio di te sarà un modo per dimostrarmi la tua determinazione! Ah, si tratta solo di questo, amico! Beh, allora accetto! Ehi, si può sapere che cosa ti prende? Brutto insolente! Ti sembra questo il modo di rivolgerti al tuo capo?
Dovresti inchinarti e soprattutto darmi del lei. Va bene, farò come vuole lei. La prego di perdonarmi, capo. Sì, volentieri. Ristrutturazione? Faremo tutto il lavoro gratis, è solo per te. Sta zitto! Non spetta a te parlare con i clienti, spetta al capo! Vediamo, fatemi pensare. Ah, che ne dite di costruire una fontana in giardino? D'accordo, sarà fatto! Occipicchia! Stava sempre più a fondo! Gian, sei troppo lento! Sbrigati con quei secchi! Ai suoi ordini, capo! Portami il cemento! Agli ordini, capo! Il legname! Ai suoi ordini, capo! Martello! Sei proprio un buono a nulla! Non puoi usare il martello agitando solo il polso, devi usare tutto il braccio! Tieni il gomito stretto e batti con forza! Beh, avrebbe potuto dirmelo fin dal principio! Missione compiuta! Wow, fantastica! Bellissima! Sembra di stare a Venezia! Non credo ai miei occhi! Abbiamo creato noi questa meraviglia! Ehi, Shizuka, sei in casa? Penso proprio che siano usciti. Che peccato, io pensavo che le avrebbe fatto piacere dare una sistematina al bagno. Oh? Ehi, perché non lo facciamo mentre è fuori? Sarà una sorpresa! Ottima idea! Gian va a caricare un po' di rocce, così gli facciamo un bagno in pietra. Agli ordini, capo, quante ne prendo? Fammi pensare. Un centinaio dovrebbero bastare. Subito! Come un centinaio? Temo proprio che sia il caso di chiudere bottega. Io non mi arrendo! Posso farcela! Ecco fatto, Tazzan! Qual è la prossima cosa che devo fare? Oh, Gian! Non mollare! Bravo! Ce l'ha fatta! Sono a casa! Ho voglia di fare un bel bagno caldo! Certo che è proprio strano. Non mi ricordavo che il nostro bagno fosse così distante. Oh. Ma che cosa è successo qui? Ecco, si sta riprendendo. Come ti senti? Va tutto bene? È il lavoro a casa di Shizuka. Tranquillo, ci ha pensato Tazzan a portarlo a termine. Non esagerare, ti stai sforzando troppo. Uffa, non sono nemmeno riuscito a concludere quel lavoro. Immagino di aver fallito come apprendista. Assolutamente no, Gian. Cosa ha detto, capo? Sai una cosa? Non pensavo che ce l'avresti fatta a caricare tutte quelle rocce. Anzi, a dirla tutta, ero convinto che ti saresti arreso ancora prima di caricarne la metà. Vuoi dire che ha passato la prova? Ha superato il suo apprendistato! Certo! Perciò ristrutturerò il suo negozio, come promesso! La ringrazio dal profondo del mio cuore, capo! Ecco! Pronto, Gian? Si comincia! Che cosa sta facendo? L'analisi tridimensionale della struttura del negozio. Allora, capo, se l'è fatta un'idea? Come prima cosa... Ma certo, perché non provi a riparare quella mensola? Devo farlo io? Non puoi usare il martello agitando solo il polso, devi usare tutto il braccio! Tieni il gomito stretto e batti con forza! Visto, capo, ce l'ho fatta! Ti riesce tutto se ti impegni. Grazie, capo. Adesso lei si occupi del resto. No. La ristrutturazione finisce qui. Che cosa? Ma ha riparato solo uno scaffale. E tu non hai alzato neanche un dito. Forse ho capito, il negozio è troppo vecchio. Sarà anche vecchio, ma è perfetto. I carpentieri che hanno costruito questo negozio sono stati bravi. L'edificio è vecchio, ma i pilastri e le travi sono ancora molto resistenti. Strutture del genere superano di gran lunga quelle moderne. Se lo trattate bene, potrebbe durare per altri 100 anni. Altri 100 anni? Addirittura! Inoltre, le dimensioni di un edificio non sono importanti. Ciò che conta davvero è il calore che trasmette agli abitanti della città. È proprio vero.
Ha perfettamente ragione. Gian, vedo che hai riparato la mensola. Sì, mamma. Ottimo lavoro, sembra come nuova. Bravo, tesoro, ti ringrazio tanto. Senti, mamma, ti prometto che riparerò qualsiasi cosa si romperà, purché tu rinunci all'idea di chiudere il negozio. Ah? Ma certo che non lo chiudo, caro. Ho intenzione di gestire questo negozio finché ce la farò. Arrivederci, capo, e grazie infinite di tutto. Tazzan, grazie per quello che hai fatto. Ma che dici? Ho solo svolto il mio dovere. È diventato rosso. È un burbero dal cuore tenero. Che cosa state blaterando? Piantatela!